La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Ho scelto l'articolo 32 perché nel 2020, in occasione della pandemia, è stato fatto scempio del diritto alla salute. Non è stato garantito a tutti. Ci sono state politiche sanitarie che hanno eroso completamente e negato il diritto alla cura, specialmente nei confronti di alcuni gruppi vulnerabili, penso ad esempio ai grandi anziani, ma anche a persone che vivevano in uno stato di discriminazione già precedentemente. Il diritto alla salute non mi è venuto in mente subito perché ogni tanto sono più orientata verso altri diritti, no? No, non mi è venuto in mente. Io per diritto umano penso al... che ne so, al no sulla violenza, allo sfruttamento, al lavoro, la salute anche. Anche quello che noi ci mangiamo. Se non è fatto bene, riandiamo sulla salute. È tutta una catena. Quell'idea un po' vecchia che esistano diritti civili e politici che prevalgono su diritti economici, sociali e culturali è un'idea superata. Perché quando tu protesti perché non hai il pane e poi ti picchiano perché stai protestando, capisci che i diritti valgono tutti allo stesso modo. I diritti umani? No, non lo so spiegare cosa sono. Non so, i diritti umani quali sono, Silvia? Rispettare il prossimo, avere cura di se stesso e degli altri in primis. È la base di tutto, no? Tutti gli uomini hanno gli stessi diritti. Per me sono rispetto per le persone, rispetto per la gente, per gli animali, per gli esseri, un po' per tutto, insomma. Cioè, i diritti umani sono i diritti che ogni essere umano dovrebbe avere sulla terra contro le violenze, la sopraffazione, contro la tirannia. Amnesty International in questi suoi decenni di attività, 60 anni, ha sempre sostenuto l'universalità e l'indivisibilità dei diritti. Secondo me vanno un po' considerati in una maniera individuale. Non c'è, secondo me, una classifica di quali sono i meno e i più importanti. Sono i diritti dell'uomo in quanto tale, lo dice la parola stessa, e quindi sono quei diritti che spettano a ognuno di noi proprio appunto perché siamo uomini. I diritti umani sono quella cosa che ci permette invece di fare quello che noi vogliamo senza ostacolare i diritti altrui. La dignità umana è un concetto tra i più complessi, è il vestito più intimo dell'essere umano al quale non dovrebbe mai essere strappato. Perché se perde la dignità ha perso tutto. Il mondo deve essere tutto un bacio, è quello. Uno rispetto all'altro tra stranieri, o non c'è differenza tra italiani o stranieri, o arabo, o tutto il mondo qua. Dovrebbero essere tutelati sempre, a prescindere da razza, condizione sociale, colore della pelle, e insomma tutto quello che può, diciamo, in qualche modo creare disuguaglianza. Già una cosa che respira, ma anche secondo me tutti sono diritti, secondo me. Io apprezzo pure le cose della natura, quindi per me tutte le cose di questo nostro pianeta che stiamo rovinando, perché hanno diritto tutte le cose che fanno parte di questa terra. Il senso dell'impegno globale per i diritti che non conosce frontiere, che un cittadino italiano può occuparsi, deve occuparsi di una leader del dissenso in Birmania, e se ne hanno la possibilità dei ragazzi in Birmania possono occuparsi della negazione del diritto alla salute nelle RSA italiane. Se sto male vado in ospedale, anche se aspetto 6 ore prima o poi qualcuno mi visita, cosa che non è possibile in altri paesi, altrove, se non hai un'assicurazione sanitaria. Se si parla di salute, a me mi viene da pensare all'America, che ha il sistema sanitario basato su un'assicurazione personale, nel senso che se tu stai male non puoi curarti se non hai un'assicurazione, cosa sbagliatissima. Bisogna aiutare i ragazzini
a percepire e avere delle loro idee. È scontato che la scuola deve istruire sui beni, cioè sui diritti umani. Se no, se non si forma la persona già in giovane età, c'è il rischio che in un futuro ne scaturiscano nefaste conseguenze. Il diritto all'educazione, il diritto all'istruzione. Il diritto alla scuola, allo studio. Che è importantissimo. È quella di pari passo. Più sei acculturato e più ti trovi bene nella vita. Sicuramente il diritto all'istruzione è un diritto fondamentale che non dobbiamo mai dare per scontato. Per Amnesty International la scuola è un partner fondamentale. Amnesty ha un programma di educazione ai diritti umani che ha un obiettivo, quello di formare da subito dei cittadini consapevoli, informati, in grado di conoscere i loro diritti, perché la premessa per difendere i diritti è quella di conoscerli.